Buonasera a tutti, ci siamo? Possiamo iniziare? Sì. Allora, buonasera a tutti, benvenuti a questo quarto incontro del ciclo Scienza e Fantascienza, che è un incontro un po' particolare che a prima vista potrebbe sembrare che non c'entri molto, invece non solo c'entra, ma in un certo senso è un po' l'incontro dà la chiave di lettura del discorso che stiamo cercando di fare quest'anno, perché la questione che noi, che è nata, il titolo che abbiamo scelto, l'intelligenza artificiale, in particolare la robotica, è nata in un modo un po' particolare che voglio raccontare come introduzione. I nostri ospiti che non hanno molto bisogno di presentazione, quindi penso li conosciate tutti. Comunque abbiamo Luciano Violante, che è stato uno dei protagonisti della politica del nostro tempo, magistrato, docente universitario, parlamentare, presidente della Camera, e Giorgio Vittadini, che invece insegna ordinario di statistica, ma soprattutto presidente della Fondazione per la Sussidiarietà e da molti anni organizzatore, animatore del meeting per l'amicizia tra i popoli, più noto come Meeting di Rimini. E il resto, come dire, se volete saperne di più, le notizie le riuscirete a trovare facilmente su internet. Invece, quello che su internet non si trova è come è nata questa cosa, che è nata proprio da un fatto gratuito. Un giorno io sono andato a un congresso che era al CERN di Ginevra, e ci sono andato perché mi interessava più che altro avere l'opportunità di stare qualche giorno, vivere proprio dall'interno nel CERN, che era una cosa dove ero già stato, ma mai a starci alcuni giorni. E lì c'era in questo congresso c'era anche un intervento del presidente Violante che mi ha molto colpito. E poi parlando un po' con qualcuno che lo conosceva meglio, mi ha raccontato alcune cose e mi ha detto che lui diceva che in questo periodo della sua vita gli interessava soprattutto capire proprio la gratuità. E da lì mi è scattato qualcosa e mi è venuto in mente innanzitutto di fare l'incontro di oggi, quello sull'idea di fare, quindi di scegliere questo tema sulla robotica. Mi è nato dall'idea che innanzitutto volevo fare un incontro su ciò che non si può automatizzare. E questo non perché ci sia un giudizio negativo sulla tecnologia, lo sappiamo chi segue questo ciclo, chi segue i miei corsi, sa che io, anzi, sono uno dei pochi filosofi della scienza che difende il valore della scienza e della tecnologia oggi, però la scienza ha dei limiti. E la tecnologia anche fa bene se viene usata bene, però usarla bene vuol dire non solo usarla per fare il bene, ma anche usarla secondo la sua giusta natura, cioè non pretendere di avere un approccio scientifico e tecnologico anche in ambiti dove questo non funziona. Naturalmente nelle cose umane come l'economia, la scienza e la politica ci sono aspetti che possono essere studiati anche col metodo scientifico, ci sono questioni tecnologiche, sono importanti, vanno approfondite anche più di quanto si stia facendo adesso, però ci sono anche degli aspetti che non sono invece quantificabili e non sono puramente problemi tecnici. E questo è una cosa che non è sempre chiaro. Nel mondo d'oggi c'è una tendenza a pensare invece che la soluzione debba venire solo da un approccio di tipo tecnocratico, e poi in particolare molto spesso c'è, al di là non si intende solo la tecnologia nel senso di macchine, ma proprio l'idea di stabilire sempre delle regole fisse per tutto, che in qualche modo vogliono eliminare il rischio. Il rischio certamente ha degli aspetti negativi, ma non si può togliere del tutto dalla vita umana. E soprattutto questa capacità, appunto, di mettersi in gioco gratuitamente per un ideale e non solo per un interesse egoistico, è
Ed è questo il punto che vorremmo che venisse fuori oggi, e sono sicuro che i nostri due relatori non ci deluderanno in questo senso, e soprattutto il fatto che la gratuità non è soltanto qualcosa che sta a fianco appunto delle tecniche, delle politiche, economia, che hanno le loro leggi, vanno per i fatti loro. No, la gratuità è qualcosa di cui bisogna tenere conto anche nell'agire normale, quindi non è solo qualcosa come sentiremo che riguarda il volontariato, anche il volontariato certamente è importante, ma non riguarda solo il volontariato, è una dimensione dell'agire umano che non può essere eliminata. Quindi su questo cominceremo dando la parola al Presidente Violante che parlerà più dell'aspetto politico e poi Giorgio Vittadini ci parlerà invece più dell'aspetto economico. Quindi ringraziando davvero tanto ancora tutti e due, e in particolare poi anche il Presidente Violante che in questo periodo è anche molto occupato, sapete che è impegnato anche nella campagna per il referendum, però ci ha ugualmente concesso in realtà quasi 2 giorni, perché domani parlerà anche a Como, domani mattina, e quindi parlerà della Costituzione, ma non è un incontro, cioè, ne parlerà in senso diciamo scientifico, non in senso come campagna referendaria, quindi ci ha concesso quasi 2 giorni, in un momento anche abbastanza caldo, e questo è un grande gesto di gratuità che apprezziamo molto e lo ringraziamo ancora. Quindi a lei la parola. Bene, buonasera, grazie per questo invito. Io cercherò di essere breve scomponendo questa introduzione in 2 parti. Nella prima parte cercherò di precisare il concetto di gratuità, che cosa vuol dire gratuito. Nella seconda parte cercherò di spiegare un punto di vista su cosa vuol dire la gratuità nell'azione politica, nell'impegno, nella responsabilità politica. Veniamo con alcuni amici dalla stazione di Milano. E osservavamo una cosa un po' singolare, che se una cosa la dai gratuitamente non è molto considerata, se la stessa cosa la dai facendola pagare è considerata un po' di più, perché facciamo parte della cultura dello scambio e della cultura per cui il valore delle cose non è tanto un valore in sé quanto il valore della contropartita che c'è. E questa è una cultura, non dico che sia di ciascuno di noi, ma come dire, abbastanza prevalente nel mondo in cui viviamo. Allora, cos'è gratuito? Beh, comincerei da un passo del Vangelo di Luca, in cui, raccontando quello che dice il Cristo nel momento in cui segnala o indica il compito che hanno i discepoli, dice: gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Che cosa vuol dire gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date? Che Gesù voleva una contropartita, chiedevano o non aveva chiesto una contropartita, o che voi non dovete stare attenti, non chiedete nulla in cambio, non è tanto questo. Vedete, è gratuito tutto ciò che non ha corrispettivo fuori di sé, ma ha corrispettivo in sé, per il fatto stesso di essere compiuto. Un gesto, anche perché gratuito è un termine abbastanza ambiguo, no? Si dice un'offesa gratuita, che vuol dire senza ragione. Ma gratuito non vuol dire senza ragione, nel senso in cui lo utilizziamo noi, no? Gratuito vuol dire che ha una ragione profonda dentro di sé, che fai quel gesto, fai quella cosa perché ha un valore dentro di sé. Quindi la gratuità, un valore che trascende l'atto, è una componente della gratuità. Il valore dell'atto gratuito trascende l'atto in sé e appartiene a una sfera di valori in cui ci si riconosce quando si compie quell'atto. Quindi la gratuità è connessa a una dimensione etica dell'esperienza umana. Il che vuol dire 2 cose? Scusate, siccome siamo insomma, troppo sotto, se non sono chiaro me lo dite, capita a volte di non essere chiaro, spiegate e cerco di essere più chiaro magari. Allora, la dimensione etica dell'esperienza umana si lega a due caratteristiche. Primo, non c'è un'utilità personale, esclusivamente personale. La dimensione etica fa sì, dell'esperienza umana fa sì che quello che fai non lo fai soltanto perché conviene a te e magari danneggia anche altri, non conviene a altri. Il secondo dato è che c'è una convenienza generale. L'esperienza etica è caratterizzata dal fatto che quello che fai risponde ad una visione generale.
e quindi è legata a un dato del dovere. La gratuità molto spesso risponde a una spinta di dovere etico, di dovere morale. Lo faccio perché devo farlo, in quanto è eticamente corretto farlo. E quindi la gratuità molto spesso prescinde dal diritto, dai diritti. E qui c'è una riflessione che dovreste fare, che è l'equilibrio tra diritti e doveri, perché viviamo in un contesto nel quale la sequenza aspirazione, desiderio, diritto è una sequenza molto, molto corroborata dall'esperienza. Molti che sono considerati diritti sono in realtà delle aspirazioni. Mi capita di fare abbastanza frequentemente un esempio che è semplice far capire, è quello dell'adozione. Cioè le coppie hanno diritto ad adottare, no? Il bambino o la bambina che hanno diritto alla famiglia. Non esiste il diritto al figlio, esiste il diritto alla famiglia. Non so se è chiaro. Però se tu lo metti sul piano, come dire, della, appunto aspirazione, desiderio, diritto, è chiaro che la sequenza è per la quale il soggetto più forte, cioè quella coppia lì, o rispetto al bambino o alla bambina, ha un suo diritto che è più forte del diritto del bambino o della bambina di avere una famiglia adatta a sé, alle sue caratteristiche, alle sue malattie, se è una malattia, cosa capita abbastanza spesso. Allora, la gratuità si inserisce, appartiene a una dimensione etica dell'esperienza umana. E questa dimensione etica è connessa al concetto di dovere. Ora, che cosa? Ora arriviamo lentamente alla politica. La gratuità inserisce, innesca dinamiche di conciliazione e quindi contribuisce a costruire comunità. Che cosa vuol dire questo? È chiaro che se io compio gesti gratuiti, gesti cioè che non chiedono un corrispettivo, no? E creo un legame. Ma un legame che non è economico, di scambio, è un legame che è di carattere etico, morale, di simpatia, di conoscenza, di stima, di apprezzamento, tutti quanti i valori che si collocano fuori della sfera morale e fanno parte della, come dicevo prima, della dimensione etica dell'esperienza. La gratuità è molto importante perché crea legami e quando si creano legami tra le persone si crea la comunità, una comunità. Guardate, questo è un tema molto importante perché quello che ci manca oggi soprattutto è proprio questa appartenenza a comunità e questo costruire comunità. Viviamo in un mondo, insomma, in relazioni di grandi solitudini. Giussani diceva siamo collettivamente soli, altri parlano di solitudine di massa. La solitudine è un problema nell'esperienza contemporanea. Proprio perché, perché c'è questa difficoltà di costruire legami con l'altro. Anche i mezzi di cui ci avvaliamo sono mezzi che ci fanno ritenere appartenere a comunità apparenti, non virtuali, ma apparenti, che non esistono in realtà. Mi capita di raccontare che un episodio che fa capire questo, qualche tempo fa ero all'aeroporto di Ginevra con mia moglie, era una giornata di sole, sulla terrazza si chiacchierava. Ci siamo guardati attorno e c'erano una serie di ragazzi e ragazze della vostra età o anche adulti, ciascuno col suo telefono, col suo iPad, e nessuno guardava l'altro, nessuno parlava l'altro. Si scambiavano messaggi, ci scambiava messaggi, va benissimo, però colpiva che tutti scambiavano messaggi con un soggetto lontano e nessuno parlava al soggetto vicino. E questo dato di costruire, questi strumenti sono fondamentali, importantissimi per carità, ma insomma la sostituzione della parola, dello scritto alla parola, dello scritto attraverso questo meccanismo è una sorta di fuga dalla realtà. A me capita di guardare anche ragazzi più giovani di voi che preferiscono mandare messaggio piuttosto che parlare, piuttosto che telefonare. Perché la parola crea esposizione, io mi espongo quando parlo. Ho poi una risposta dall'altra parte, devo replicare. Se mando il messaggio poi è più comodo. A parte che la semplificazione del messaggio è tale che non ti comporta l'obbligo di spiegare. Puoi sempre dire che non hai ricevuto la risposta. Insomma, è più difensivo, il messaggio è difensivo. Appartiene a una società difensiva, lo scritto. La parola appartiene a una società che vuole costruire legami. Il messaggio non costruisce legami, il messaggio scritto. La parola costruisce legami.
e costruisce il presupposto per parole successive, per scambi successivi e così via. Ora, definito così il quadro della gratuità, andiamo al secondo aspetto, quello della politica. Ora, qui non posso fare questo riferimento lungo, ma vi prego, se avete tempo, di guardare il discorso di Pericle che riporta Tucidide. Lo trovate su ogni, trovate sulla rete tranquillamente, se battete Tucidide Pericle lo trovate. È un discorso che Pericle fa per i caduti, per ricordare i caduti per la città di Atene. È un discorso molto bello perché fa riferimento a quali sono i valori della politica per Atene. Pericle era un signore molto ricco, molto importante, apparteneva all'aristocrazia. Tucidide a sua volta apparteneva all'aristocrazia, possedeva miniere d'oro, quindi era un soggetto importante, quindi apparteneva alla stessa classe sociale in qualche modo. E questo, come dire, come sapete, democrazia vera e propria in Atene non c'era, non è vero che era democratica, perché le donne non contavano niente, gli schiavi non contavano niente, quelli contavano i padri di famiglia, i soggetti, diciamo, anziani autorevoli della comunità. E comunque, dovevano essere maschi, adulti, eccetera, era importante che ci fosse il demos, non era il demos di cui parliamo oggi, era un demos molto selezionato, molto, molto qualificato. E comunque lì, in questo discorso che fa Pericle, che fa riferimento ad una politica fatta nell'interesse della comunità. Vedete, politica è un termine un po' abusato, non esiste una traduzione, perché politica viene da polis, no? Dalla comunità, da città. Dovremmo inventarci, no, qui ci sono dei linguisti, dovrebbe inventarsi una parola diversa. Perché le parole, politica è una parola logorata, è diverso da città venire fuori qualcosa che significhi politica, no? Cittatica non si può dire, che è proprio brutto. Non so bene quale, dobbiamo rivolgersi a un corso di linguistica che ci inventi una parola. Perché? Per ricondurre il concetto di politica alla polis, alla comunità. Perché così si comincia a capire che cos'è. Allora, che cos'è la gratuità in politica? Innanzitutto, vedete, la politica è una tecnica. E lo dico perché uno degli aspetti che ha portato alla crisi della democrazia nel nostro sistema, nel nostro mondo occidentale, è il fatto che la democrazia è sempre più concepita come tecnica del governo e non come insieme di valori che servono alla comunità per progredire civilmente. Il New York Times ha tenuto due mesi fa a New York, ad Atene, un convegno di 4 giorni sulla crisi della politica, avvertendo questo dato di crisi che c'è un po' dappertutto, insomma, nel mondo occidentale. E se vi capita di guardare i libri sulla democrazia usciti negli ultimi 2 anni, sono un necrologio dei titoli. Vedete, la fine della democrazia, la crisi della democrazia, la democrazia in declino, una roba che ti suicidi quando esci da una libreria. Però perché questo è il punto. Perché una volta che concepisci la democrazia come pura tecnica di governo, è chiaro che il dato dei valori viene meno. E a quel punto, capite, la democrazia è una pura tecnica di governo, è meglio Putin, che c'è una tecnica di governo quindi molto più sbrigativa rispetto al povero Obama, che doveva sentire il Senato repubblicano, la Camera repubblicana, le grandi fabbriche di costruzione d'armi, eccetera, per decidere se bombardare o no in Siria. Nel frattempo Putin aveva bombardato tutto, stimato tutto e così via. Ecco. Allora, in realtà, quando parliamo di politica, che cos'è? È una tecnica del potere, la politica? O una tecnica del servizio? Cioè, la politica riguarda il potere o il servizio? Se riguarda il potere, la gratuità non c'entra niente. Se riguarda il servizio, la gratuità sta dentro la politica. O meglio, una politica che si ispira al principio di gratuità concepisce se stessa come servizio per la comunità. Non so se è chiaro. Una politica concepisce se stessa come spoglia del principio di gratuità, o meglio, come potere, non ha niente a che fare con la gratuità. Non c'entra niente. Concepisce se stessa come potere puro e semplice. Guardate che non è che il potere sia estraneo alla politica, né alla democrazia, ci mancherebbe altro. C'è, come dire, una concezione che dipende da alcune, diciamo, da alcune cadute, tanto del pensiero di provenienza marxista, quanto del pensiero di provenienza cattolica, per cui il potere buono è quello che esercito io, e gli altri no.
È chiaro che poi non c'entra niente con la teoria del potere, la teoria della democrazia, questo tipo di concetto, ma è abbastanza diffuso, devo dire. E invece io credo che nelle nostre riflessioni dobbiamo tener conto della politica come la politica gratuita è la politica che si traduce in servizio per la comunità. Diceva adesso una signora di giornale locale, dice, ma c'è oggi... C'è questa concezione della politica oggi, chi oggi pratica la politica come servizio per la comunità? Ma guardate, molte più persone di quello che voi possiate pensare. Io dirigo un centro di ricerca che tra le altre cose fa una formazione per giovani amministratori locali. Giovani amministratori vuol dire sotto i 35 anni. Ci sono tantissimi ragazzi e ragazze come voi che fanno campagne elettorali, sono eletti, non guadagnano una lira, sono esposti a qualunque tipo di critiche, anche di rischi. Corte dei Conti, magistratura penale, eccetera, così, ma lo fanno per passione, è un servizio alla comunità che fanno. Il punto vero, quello che bisognerebbe scoprire, quanti sono i punti di esercizio di politica gratuita? Sono tantissimi. Non sono visibili, perché nella società dei mezzi di comunicazione tu o fai spettacolo o non esisti. E se fai bene una cosa non fai spettacolo, se insulti qualcuno fai spettacolo, se tiri fuori un cartello fai spettacolo. Se fai un'intervista in cui insulti, eccetera, se prendi a ceffone qualcuno fai spettacolo e quindi sei legittimato ad esistere, no? Sul mezzo di comunicazione. Se fai onestamente il tuo dovere non sei legittimato ad esistere, non è una notizia, non fa parte. Ecco, però non pensate che non ci siano soggetti, persone che non svolgano politica gratuita, cioè politica per la comunità, in cui il senso di fare politica si spiega in se stesso, non perché è una contropartita, ma perché realizzi degli obiettivi per la comunità. Qui ci sono due problemi. Il problema del consenso è il primo problema. Che rapporto c'è tra la politica che si svolge secondo parametri di gratuità e il consenso dei cittadini? Dico questo perché. Che ieri ero alla presentazione di un rapporto sulle proteste che ci sono nelle nostre città, contro le grandi opere, contro la TAV, contro la TAP, contro la metropolitana milanese e così via, no? E allora qui il problema si pone come si affronta questo tema. Il politico, un po' come dire smaliziato, dice un momento, scusate, io costruisco questa cosa e ci vogliono 7 anni per costruirla. Il mio mandato scade tra 5 anni e quindi nei 5 anni del mio mandato i cittadini hanno soltanto fastidi. Per cui può essere pieno con me. Quello che verrà dopo di me si trova l'opera praticamente quasi fatta, dopo 2 anni inaugura, è contento, tutti diranno che è un merito suo e io non c'entro. Allora c'è un'espressione che usano gli americani, noce macerna, no durante il mio mandato. Si può fare questa cosa, sì, però solo se finisce il mio mandato, altrimenti non durante il mio mandato, perché altrimenti il consenso io non lo incamero. Qual è il rapporto tra consenso ed esercizio della funzione politica in base al principio di gratuità di cui abbiamo parlato? C'è il problema della spiegazione. La politica gratuita è una politica che parla con i cittadini e spiega quello che si fa, spiega il senso di quello che si fa. Non pensa che fare una cosa sia di per sé, un'opera sia di per sé un fatto positivo, deve spiegarla. C'è un meccanismo che è stato inventato in Francia, è introdotto adesso in Italia dal codice dei contratti pubblici, che si chiama débat public, cioè dibattito pubblico. Quando un politico deve fare un'opera importante, deve spiegarla. Convoca le parti, le spiega, convoca le comunità, spiega loro cosa sta facendo, sente le proposte anche di correzione, sente se per caso quell'opera è per esempio sbagliata o non esiste. C'è un punto molto delicato da questo punto di vista. Voi sapete le polemiche che sono sulla TAV in Val di Susa, in Piemonte, io vivo a Torino, e sono molto, molto dure, molto violente, a volte violente, non sempre, a volte violente. Mi è capitato di parlare con il sindaco francese dell'altra parte e gli chiesi se loro avevano avuto proteste e difficoltà. No, e come mai? Ma ho avuto nella France, me l'ha chiesto la Francia. E la sua è stata la sua risposta. Forse era un po' pomposa, come spesso capita ai nostri amici francesi, ma insomma fa capire una dimensione diversa, no, della cosa. Ma tornando a noi, la questione del consenso, anche la politica gratuita, esercitata gratuitamente, può avere un rapporto positivo col consenso se
il soggetto che fa politica si impegna a chiarire, a spiegare, ad ascoltare, a costruire legami. Le comunità politiche vanno continuamente ricostruite, non sono stabili. Si possono rompere, costruire è faticoso, ma si possono rompere per uno nulla. E quindi la gratuità nel mondo politico comporta il dovere di costruire legami, creare legami e così via. E da questo punto di vista è molto importante pensare al consenso non come dato immediato, e non come dato che riguarda te persona, ma come dato che riguarda l'opera, l'attività che stai compiendo. Ecco, qui in questo quadro rientra, e sto chiudendo questa esposizione, una parola, un'attività che è molto spesso considerata una cattiva parola, il compromesso. Io vi voglio leggere una frase, poi vi dico chi l'ha detta. Essere sobri e attuare ciò che è possibile e non reclamare con il cuore in fiamme l'impossibile è sempre stato difficile. La voce della ragione non è mai così forte come il grido irrazionale. Il grido che reclama le grandi cose ha la vibrazione del moralismo. Limitarsi al possibile sembra invece una rinuncia alla passione morale. Sembra il pragmatismo di Meschini. Ma la verità è che la morale politica consiste precisamente nella resistenza alle seduzioni delle grandi parole. Non l'assenza di ogni compromesso, ma il compromesso stesso è la vera morale dell'attività politica. Avete idea di chi può aver fatto questa riflessione? Qui non si sente. No, più recente. È Ratzinger. Quindi insomma, tra Machiavelli e Ratzinger, aver confuso Ratzinger con Machiavelli è complicato, e poi dopo apre, come dire, delle prospettive di riflessione abbastanza. E Ratzinger, il quale, però ho capito, c'era un po' di realismo in quello che le dice, che le pensava, eccetera. Ratzinger dice che il compromesso è l'essenza della politica, perché la negoziazione vuol dire riconoscere che l'altro può avere ragione. Perché io discuto con un altro? Perché penso che può darsi che abbia ragione. E quindi riconosco il valore dell'altro e riconosco che io non ho il monopolio della verità. Questo punto di vista, quella politica della gratuità che vuole costruire legami e costruire comunità deve necessariamente avvalersi della negoziazione, del discorso con l'altro, del compromesso, in questo senso. C'è un compromesso nobile e un compromesso non nobile. Il compromesso non nobile è quello di cui non si può parlare. Il compromesso nobile è quello di cui si può parlare. Quando di un accordo, di un'intesa non si può parlare, vuol dire che c'è qualcosa che non funziona in quella roba lì, che non può essere difeso e non può essere comunicato. L'accordo, l'intesa che può essere comunicata in genere è nobile. Qual è il punto che oggi ci fa entrare in crisi? Perché ogni forma di negoziazione con l'altro, di riconoscimento del valore dell'avversario, è considerato un tradimento. No? C'è una terribile parola che viene usata frequentemente, che è del dialetto napoletano, è l'inciucio, che però che non vuol dire un imbroglio, l'inciucio è il pettegolezzo. Comunque ho mai utilizzata con quest'altro significato. Ogni forma di dialogo con l'altro è un potenziale imbroglio, no? Non bisogna parlare con l'avversario, questo è il punto. Non bisogna riconoscere il valore, naturalmente il valore dell'avversario, che l'avversario può avere ragione. Naturalmente questo significa che questa politica non è una politica che mira a costruire comunità, né mira a rompere legami, non a costruire legami. E quindi non fa parte dei parametri che siamo spiegati. Ora, e infine, diceva Ratzinger, attuare ciò che è possibile. C'è un'altra visione un po' dell'azione politica carica di valori morali che risale a Marx, che è l'utopia realistica. Marx dice l'utopia realistica è quella delle impossibilità relative e delle emancipazioni assolute. Qui c'è da fare, come dire, un po', perché Ratzinger ci pone sul piano di un realismo, stare attenti che le grandi parole molto spesso nascondono un imbroglio, nascondono un qualcosa che non va bene e sono seduttive, ti lanciano il cuore oltre l'ostacolo, però ti fanno perdere di vista la costruzione del reale.
Dall'altra parte invece quel pezzetto di pensiero marxista è stare attenti che le possibilità possono essere relative, non assolute, e quindi sono superabili, e le emancipazioni devono essere assolute, cioè non possono esistere subalternità intangibili, no? O soggezioni intangibili, e c'è un problema di riscatto di libertà che vale per tutti e sempre. Ora poi ciascuno di noi farà un bilanciamento tra questi due modi di affrontare il problema del realismo dell'azione politica, diciamo così. Il realismo non vuol dire, come dice Ratzinger più avanti in questo discorso che vi consiglio di leggere, lo trovate su Ratzinger Compromesso, se scrivete questo ricordo, trovate il discorso fatto ai deputati cattolici del Bundestag tedesco, della Camera bassa, della Camera dei Deputati tedesca. Però bisogna trovare un punto di mediazione tra la spinta a superare gli ostacoli all'eguaglianza, perché tipico, deve essere tipico di una politica sana, e dall'altra parte evitare che questo sia soltanto un alibi per acquisire consenso senza realizzare questo, dato la seduzione delle grandi parole di cui parla Ratzinger. E vi prego di tenere presente questo, la seduzione delle grandi parole. Le grandi parole che sono seduttive ma non comportano spostamenti reali. Suscitano emozioni ma non razioni. La politica è un'arte razionale. Esige conoscenza, studio, moltissimo studio, moltissimo sforzo di conoscenza, capacità di rivedere completamente i concetti, perché può darsi che quello che credi oggi ti accorgi domani che è sbagliato, e di ricorreggerlo. Infine, l'ultimo dato su quale intendo richiamare la vostra attenzione è questo. Abbiamo detto cos'è il concetto di gratuità, che la gratuità, il gesto gratuito è quello che si spiega in se stesso, non perché c'è una corrispettiva, è perché appartiene a una sfera di valori che a sua volta appartiene alla dimensione etica dell'esperienza umana, no? Abbiamo costruito questo. Abbiamo detto che cos'è, qual è una politica gratuita? Una politica gratuita è quella che costruisce legami, costruisce comunità, bada al bene della comunità, all'interesse della comunità, non interesse proprio, bada all'interesse anche proiettato nel tempo, che non si realizza nell'immediato, ma si realizza magari nel futuro, ma tu lo fai lo stesso, anche se non riguarda il consenso che puoi avere, ma riguarda il benessere della comunità. E abbiamo anche detto che il politico che esercita correttamente, in base al principio di gratuità, la sua funzione, parla con la comunità, spiega e dice la verità. Dice la verità. Questo è un punto molto delicato, perché questa è l'ultima cosa a quale voglio parlarvi. Oggi la sfera del pubblico è inflazionata dai messaggi della rete, dei social, che sono messaggi in cui noi ci troviamo di fronte al problema: è vero o falso? È vero o falso? È vero o falso o verosimile? È capitato qualche anno fa, non so se vi ricordate, quando si parlava della crisi dell'ultimo governo presieduto dal presidente Berlusconi, quando si diceva che la cancelliera tedesca Merkel aveva fatto pressioni sul Quirinale perché il presidente Berlusconi fosse sostituito. E allora un telegiornale nazionale domanda, c'è un commentatore politico e il giornalista dice: c'è notizia che la cancelliera Merkel ha fatto pressioni sul presidente Napolitano per sostituire il governo Renzi. La notizia è stata dichiarata infondata dalla cancelleria tedesca e dal Quirinale. È stata smentita da entrambi, non è vera, ma è verosimile. Lei cosa ne pensa? E quello dice cosa ne pensa. Cioè dice cosa ne pensa, notizia non vera. Cioè simile al vero non vuol dire quasi vero, vuol dire non vero. Ma riflettete tra di voi quante cose verosimili non le consideriamo vere, parzialmente vere. Ma verosimile vuol dire che somiglia ma non è. Eppure il problema della verità è uno dei grandi problemi della nostra epoca. Riuscire a distinguere la verità dalla menzogna sui social, riuscire a distinguere il vero dal verosimile. Alcuni pezzi di telegiornale sono pezzi di film, penso ai telegiornali che riprendono scene di guerra, pezzi di guerra sono pezzi di telegiornale, pezzi di film sono pezzi di telegiornale. Cioè questo incrocio di piani ci pone molto spesso di fronte alla difficoltà di distinguere ciò che è vero da ciò che è falso. E io credo che oggi uno dei grandi compiti
che ciascuno di noi ha, che abbia un impegno civile può dire anche impegno politico, eh? L'impegno civile non è che si estranea dalla dimensione della politica, perché essere cittadino vuol dire partecipare alla vita pubblica. E quindi ciascuno come vuole, come fa, come è possibile, dà un suo contributo al benessere della comunità. Non necessariamente dentro partiti, schieramenti, organizzazioni, perché dà un contributo o da solo in un movimento e così via. Ecco, a me pare che, concludendo quindi, che il problema della politica che si svolge gratuitamente è anche un problema dell'impegno alla ricerca costante della verità, di ciò che è vero. Se qualcuno di voi fa politica o intende fare politica, ecco, si attenga al principio di verità. Non è vero, guardate, il politico che mente difficilmente ha spazio. Ci sono alcune grandi menzogne storiche che sono state utili, chiudo davvero, così chiudiamo su un tema più... Roosevelt aveva, quando negli anni 40 lui si candida per la terza volta alla presidenza degli Stati Uniti, aveva come antagonista un repubblicano importante che aveva fatto la sua campagna: non un soldato, un giovane americano morirà in Europa. E, c'era il problema che Roosevelt aveva già fatto un accordo con Churchill, per cui se fosse stato eletto avrebbe partecipato alla Seconda Guerra Mondiale, a quella che poi fu chiamata Seconda Guerra Mondiale. Naturalmente non poteva dire gli americani, nessuno l'avrebbe letto. E fece un famoso discorso: watch my lips, guardate le mie labbra, non ci sarà una goccia di sangue americano sul suolo europeo. Lui aveva già fatto l'accordo con Churchill, disse una bugia. Poi c'era il problema di entrare in guerra. I tedeschi, che sapevano questo, si guardarono bene da fare qualunque tipo di provocazione nei confronti degli Stati Uniti. E gli Stati Uniti non sapevano dovevano trovare l'occasione per entrare in guerra. L'occasione fu colta in questo modo. Ci fu una nave da guerra americana che stazionava in acque territoriali americane e si inventarono un attacco di un sommergibile nazista, che in realtà l'attacco non aveva fatto. Questo. Al fine dissero che poi questo sommergibile aveva... Loro lanciarono quelle bombe di profondità. Il sommergibile emerse e sparò un colpo, come dire, non contro la vuoto, per dimostrare la resistenza, il non aver gradito le bombe di profondità. Dopodiché è intervenuto anche un aereo di copertura francese sulla vicenda, allora grande attacco, provocazione nazista, questo fu il meccanismo con il quale poi gli Stati Uniti entrarono in guerra. Una grande bugia, per fortuna che fu detta, perché altrimenti noi qui non staremmo a parlare di libertà, insomma in questo momento varese avremmo delle divise probabilmente addosso o cose di questo genere. Ecco, quindi qualche bugia in politica c'è stata, è stata qualche bugia, come dire, a fin di bene. Però poiché questi eventi sono eventi abbastanza rari, il mio consiglio è quello di tenervi sul piano della verità, che è molto più utile e conveniente, specie quando si svolge una politica ad un livello, come dire, che non è questo delle grandi strategie, a livello della quotidianità, e quello che fa crescere davvero un paese, un singolo e così via, è una politica che si spiega perché si fa, non che si spiega perché c'è una contropartita o un corrispettivo. Questo è quello che volevo dire. Bene, grazie mille al Presidente Violante. Adesso diamo subito la parola a Giorgio Vittadini e dopodiché avremo anche un po' di spazio per le domande, facciamo subito, che poi il Presidente deve anche andare alle 7:30, ci deve lasciare, quindi do immediatamente la parola a Giorgio, prego. Allora, come diceva il Presidente Violante, la parola gratuità implica una persona, perché può essere gratuito solo una persona. E quindi il tema della gratuità ha a che fare col fatto che ci siano delle persone che contano nel processo conoscitivo, che poi porta a gente che produce, quindi in economia, nell'impresa e nel welfare. Questi saranno i punti che toccherò, perché sono tutti punti in cui la vulgata è che la persona non conta.
vanno di moda le neuroscienze, tale per cui l'apprendimento è qualcosa di meccanico, che non ha a che fare con la persona, con i valori che ha, casomai quelli servono alla condotta, ma i test chiusi, standardizzati, i modi di apprendere automatici. Nell'impresa, se vale il liberismo che degli ultimi anni, l'idea è proprio il contrario della gratuità, è l'egoismo, il meccanismo, la scaltrezza. E il welfare è pensato tante volte come un problema organizzativo. Ecco, io cercherò di smentire nel mio percorso queste cose, cominciando dal tema della scuola. Perché il tema della scuola è stato dominato dell'apprendimento, che ha a che fare con l'economia, perché col termine capitale umano. Insieme di conoscenze, competenze, abilità acquisite durante la vita di un individuo, finalizzate al raggiungimento di obiettivi sociali ed economici. Vuol dire che uno che fin da Adam Smith e poi un po' per tutto il percorso economico, l'idea è che il termine molto meccanico, se volete, una persona è un capitale umano come un'impresa, capitale finanziario, capitale meccanico, capitale umano. Tu è come se immetti nel sistema della scuola un semilavorato, lo aggiungi di cose e viene fuori un output che è il capitale umano. Dopo l'università hai prodotto un meccanismo umano che entra nel processo produttivo e lo migliora. Questa è un po' la teoria di base e infatti ci sono tanti modi per misurarla. In termini di risorse impiegate, fai il conto di quanto hai speso, calcoli i guadagni futuri, guardi gli anni di istruzione, perché contrariamente a quello che dicono tante volte anche molti giornali, studiare serve. Vedete che questa è la premessa, il capitale umano è fondamentale. Se voi guardate questi dati, vedete che per esempio il tasso di occupazione in tutti i paesi sviluppati cresce quanto più studi. Guardate l'Italia, per esempio, livello di scuola elementare, media superiore, università, guardate come cresce il tasso di occupazione. Voi sapete che ci sono il tasso di disoccupazione giovanile è del 40%, ma è un tasso legato soprattutto all'istruzione. Più studiate, meno siete disoccupati. E anche come stipendi, guardate qua, se fate 100 il livello che prende un diplomato, uno sotto il diploma prende 59, uno che fa l'università 167, non è vero che fare l'università non serve. E ancora, guardate qua sullo sviluppo, in questo grafico avete in ordinata la crescita in PIL, il miglioramento del PIL, e in ascissa quanto uno ha di risultati migliori in termini di test di conoscenza. Più voi investite in conoscenza, più aumenta il PIL. Infatti vedete in questa retta crescente che i paesi che sono più sviluppati sono, da questo punto di vista, sono i paesi emergenti, i paesi asiatici, che investono molto in istruzione. Questa è la teoria classica. Ma cosa succede? Verso il 2000, un premio Nobel, Ekman, comincia a dire qualcosa di strano, che comincia a criticare la scuola americana e a dire che non è vero che i test chiusi che caratterizzano la scuola americana sono il miglior modo di apprendere. Voi sapete che nella scuola americana si va per quiz, test chiusi, domande chiuse, anche il primo esame di medico sono 4.000 domande chiuse, quindi uno va a vedere. Se gli fanno vedere una provetta e uno dice questo è un tessuto del cervello, del cuore, dello stomaco, eccetera. Questo è il modo migliore per apprendere, quindi, e questo è proprio figlio di questo meccanicismo, perché si dice per apprendere bisogna aumentare il meccanismo. La scuola è come la catena di montaggio di una volta. Devo organizzare meglio, e qui tutta la teoria delle neuroscienze, del meccanismo per apprendere. Lui dice, non è vero che per apprendere, lui è un econometrico, e dirò come
dimostra questo, non è vero che esistono solo i cognitive skill, esiste qualcos'altro. Questi sono dati dell'American Society of Psychology, hanno a che fare col conoscere, diciamo, cinque qualità che sono strane, che sono state considerate finora cose legate un po' all'emotività, all'aspetto, diciamo, più temperamentale. L'estroversione, l'energia, il dinamismo. Dico il secondo per ultimo, perché ha a che fare con quello che diciamo. La coscienziosità, la scrupolosità, la stabilità emotiva, l'apertura all'esperienza. E guardate qui, l'amicalità, che potrebbe proprio tradursi in gratuità, la voglia di stare con altri, di collaborare con altri. Finora questo non hanno a che fare con la conoscenza. Sono cose legate alla condotta, al modo di essere. Ma cosa dimostra Ekman? Dimostra, per esempio, guardando dei test, dei risultati, che a parità di cognitive skills, di conoscenza, di capacità, se voi avete questi non cognitive skills, per esempio questa gratuità, questa capacità di collaborare con altri, avete risultati ben sopra la media. Vedete, coscienziosità, self-control, la terza, grinta, passione, gratuità in senso generale. Voi avete che siete risultati, avete risultati molto sopra la media. Il blu è sotto, quando non avete queste qualità, il rosso è sopra. Queste qualità sono fondamentali per conoscere. Strano, no? Va contro l'idea del secchione che studia da solo, che non fa copiare l'altro, che se l'altro copia lo denuncia al professore. No, invece, quello che coopera, che collabora, che impara, che ha empatia, che passa i compiti, che ripete le lezioni, che si mette insieme a un gruppo, questo ha risultati migliori, ma non solo a scuola. Anche nella conoscenza lavorativa, l'uomo che, o l'imprenditore, che invece di essere, lo vedremo anche dopo, egoista, collabora, mette insieme, comunica quello che ha imparato. Pensate al software, no? Ci sono i software a pagamento e quelli che sono online, un programma gratis, chiunque può accedere. C'è proprio una filosofia di questo tipo. Ecco, questo secondo tipo di lavoratore, durante il ciclo vitale, ha una capacità di conoscere enormemente più alta. Vedete la curva blu verso quella nera. Se voi avete questi non cognitive skill, questo carattere, questa gratuità, questa collaborazione, voi imparate di più. Perché? Perché, cominciamo a dire il perché, perché un uomo che è aperto, un uomo che, diciamo, ci perde perché la sua conoscenza non diventa moneta, ma è in qualche modo a disposizione degli altri, ma che dall'altro punto di vista è in rapporto con gli altri, questo impara di più. E vi do subito una spiegazione chiara. Siamo in un mondo in cui tutto cambia in poco tempo. Non conta più il conoscere come conoscenze, ma perché voi, se fate l'università e uscite, andate a lavorare e sapete quello che avete imparato, dopo 5 anni siete da rottamare, perché cambia tutto. Voi dovete avere un metodo, perché dovete imparare quello che cambia. Ma il metodo presuppone essere in rapporto, avere empatia, stare attento a quello che avviene dagli altri. La gratuità è una risorsa, anche perché se non avete queste qualità è molto più facile che vi deprimete. La prima causa di morte negli Stati Uniti sotto i 44 anni adesso è la tossicodipendenza. Ma lo vedremo fra un attimo, ma innanzitutto, e non innanzitutto nelle classi povere o gli afroamericani, molte volte nelle classi ricche, Massachusetts. Perché? Ma perché uno arriva al massimo, ha un andamento lavorativo non gratuito, l'idea della carriera a tutti i costi, pestando tutto, rapporti, famiglia, affetti, legami. Ma quando tu non sei più il primo, esplodi.
e ti deprimi e vai fuori, non ce la fai più, non reggi. Questo ritmo di vita fatto di una carriera e di una vita che è tutta per essere il primo, c'era una pubblicità in America che ho visto un po' di anni fa, interessante, una mandria di bisonti vista da dietro, con scritto: se non sei il primo, questo è lo spettacolo che avrai tutta la vita, il sedere del bisonte. Ecco, questa idea non regge rispetto al fatto spreme della gente che è il meglio per certi anni e poi crolla. Crolla nella depressione, crolla perché la vita non ti sembra più positiva, anche se hai, conosci molto, non ce la fai. Mentre di fronte al cambiamento, che tante volte è anche un cambiamento negativo, sarebbe interessante, qualcuno me ne ha parlato, studiare cosa succede dopo un terremoto, dopo una catastrofe naturale, o dopo un licenziamento, dopo un momento della vita negativo. In quel momento viene fuori esattamente il carattere, quello che diremo fra un attimo, il carattere, questi non cognitive skills, questa gratuità, questa apertura all'esperienza, perché devi essere pronto a ripartire. Quante volte nella vita devi ripartire? Devi ricominciare, non è un andamento lineare. Allora se hai queste qualità, vedete, più hai queste qualità, più hai una positività verso la vita, anche quando è negativa. Viene in mente il nostro vecchio emigrante che se ne andava, da 26 milioni di italiani, non pochi, che andava in miniera, che ricominciava dal porto di New York, assistito magari da madre Cabrini, ma che in cui la qualità, non so se avete visto un film sulla depressione americana interessantissimo, Cinderella Man, Russell Crowe, che fa il pugile, diventerà campione del mondo, ma a un certo punto deve smettere di fare il pugile perché deve mantenere la famiglia. E la qualità è il fatto che si adatta, la vita rimane positiva, poi ritrova l'occasione, nel 35, una storia vera, diventa campione del mondo di pugilato all'interno di una comunità che, bellissimo il film, una parrocchia e tutti i suoi amici alla radio con il prete ascoltano l'incontro di boss, non c'era la televisione, è all'interno di una comunità umana. Molto più facile anche avere comportamenti malsani, i comportamenti malsani diminuiscono se tu hai queste qualità umane. E allora, se tu hai non questi non cognitive skills, quello che si è dimostrato, perché è un, se volete, le dimostrazioni non sono discorsi, sono proprio test statistici, è uscito adesso un libro nel 2014 a cura di Ekman, The Myth of Achievement Tests, il mito dei test di apprendimento, per il tipi dell'Università di Chicago. Lui dimostra questo carattere umano ti fa essere meglio nelle performance scolastiche, nel completare gli studi, nelle performance lavorative, nella positività verso la vita, in comportamenti non malsani, droga, fumo, cibo, nell'impegno, nello studio, nel non coinvolgimento nell'attività illegale e anche nella longevità. Queste cose sono fondamentali, perché una vita che ha così tanti cambiamenti di scenario, ti chiede di avere queste qualità, se no non basta sapere, crolli. Sei come l'animale più forte, ma che non si sa adattare. E infatti, Ekman in questo libro dice: il problema è la personalità, lo sviluppo della persona in quanto tale. Dice: non basta parlare di non cognitive skill, bisogna parlare di carattere, di una personalità intera che è fatta di questa gratuità, di questa apertura, una personalità solare, non quell'uomo da Hobbes, l'uomo del Settecento, homo homini lupus, o l'uomo alla base di una certa teoria economica che adesso introdurremo, che dice che l'egoismo del singolo attraverso la mano invisibile porta al benessere collettivo. Non è vero, li vedremo fra un attimo, abbiamo visto la crisi finanziaria, ma non è vero, non è quel tipo di uomo. Questo tipo di uomo non è quello che è più anche capace di vivere, perché nel breve periodo sarà quello che vince, che fa carriera, ma non dura una vita. Perché una vita è fatta anche di queste cose. Non puoi isolare un uomo nella scuola, nell'università, nel lavoro,
pensando che non sia uno che deve reggere i colpi di tante cose che possono cambiare. Pensate chi trova una ditta che crolla perché, come dire, c'è la crisi economica, che deve ricominciare. Vi ho detto, pensate, uno che deve cambiare. Vi do solo un punto di passaggio mentre passo adesso alla parte economica, per darvi un'idea di cosa vuol dire l'intelligenza di un cambiamento. A chi piace il cinema si ricorda che un po' di anni fa lo sponsor dell'Oscar era la ditta Kodak, quella delle fotografie. Questa ditta è fallita, perché quando è arrivato il digitale non ha avuto gente capace di guardare la realtà e di capire che bisognava ricominciare. Allora il tema che ha a che fare con la gratuità, che riguarda la conoscenza, è più che la competenza l'educazione. L'educazione umana. Luigi Giussani, appunto Don Giussani, citato anche da Violante, parlava di introduzione alla realtà. Un uomo che ha passione e che comunica a un altro la passione di vivere, di conoscere. Se non c'è questo stupore, tu non conosci. Non cresce l'autocoscienza. Infatti, pensate che dal punto di vista della conoscenza gli anni più importanti sono gli anni dai 3 ai 6 e quelli elementari, perché in quel momento nasce una capacità affettiva che poi è la premessa per conoscere. Se non hai questa certezza affettiva, hai un'incertezza esistenziale che ti rende vulnerabile. Ma questo ha a che fare anche, appunto, con l'impresa. Allora, come vi ho detto, la teoria economica liberista parte da quest'idea dell'egoismo, che però ha molti bachi. Il bacco della crisi del 29 è il bacco di questa crisi. L'egoismo dei singoli, l'idea della manager che a tutti i costi guadagna, non regge di fronte al fatto che questo egoismo porta alla crisi, porta alla disuguaglianza, porta alla distruzione ambientale, porta anche al fatto che è vero che una ditta vince nel lungo periodo se tratta male i fornitori, imbroglia i clienti e ha un rapporto con i lavoratori tale per cui di lotta di classe, di depredarli, o del precariato. Tante cose ci dicono l'opposto, perché vediamo che, per esempio, sia nel mondo italiano della media impresa, di quella che dei 30.000 imprese sulle 5 milioni che fanno l'export, molte volte il punto di partenza non è certamente l'idea di profitto. Questo è un misuratore, ma è la genialità. Forse non tanti sanno che molti sono amanti del caffè, ma il caffè, la moca Bialetti, non è nata perché c'è stato un calcolo economico, ma perché Bialetti, il famoso uomo con i baffi che trovate ancora sulla moca, un giorno vide le lavandaie che lavavano. Una volta le lavandaie lavavano nei nostri paesi con l'acqua bollente, la cenere e poi le lenzuola, e la bollente salendo faceva salire la cenere, il vapore, che passava le lenzuola e le puliva, e lui gli venne in mente di fare il caffè così. Era una genialità umana, una capacità umana, non una tecnica. E se andiamo sul grande, Steve Jobs non si è laureato a Stanford in informatica, studiava grafologia e non si è neanche laureato, perché il suo genio è stato un genio di comunicazione. La tecnica del computer c'era già, voi non vi ricordate, ma a parte il fatto che il PC l'ha inventato l'Olivetti, il primo PC, e sulla Luna si è andata con i computer Olivetti, ma la sua genialità è stata di pensare che per rendere un computer vicino a tutti bisognava renderlo praticabile, capibile anche da chi non avesse una grande conoscenza,
bisognava creare le icone e il modo con cui noi trattiamo oggi i computer. Fu quindi un genio della comunicazione, dell'intelligenza, ma si può andare avanti. Pensate a Ferrero, pensate a Benetton, per dire i marchi italiani, pensate ai grandi, a come nasce la grande impresa. Allora, è vero che cosa c'entra la persona? È vero che nella industria 4.0 conterranno i robot e non conta invece l'uso di queste? Allora, per questo abbiamo provato a fare un esperimento. Abbiamo fatto una ricerca come Fondazione Sussidiarietà su un campione di imprese, diciamo del Made in Italy, che sono le imprese del Federlegno, arredo, le macchine utensile, l'agroalimentare e sistema Moda Italia. Ma innanzitutto una cosa che di partenza, voi sapete dove l'Italia nelle macchine utensili è ancora leader rispetto alla Germania? La Germania è leader nelle imprese di macchine utensili standardizzate. Ma quando un cliente chiede la macchina utensile personalizzata, quindi un rapporto, l'Italia emerge. Perché, ancora una volta, emerge questo carattere della persona. Allora ci siamo chiesti, ma è vero che l'impresa è data da cose meccaniche, lo sviluppo di questo settore è dato da fattori come la posizione geografica, la dimensione, l'età dell'impresa, quelle che fanno la politica strutturale, no? Le infrastrutture. Allora abbiamo scoperto che la crescita del fatturato in queste imprese, sono le imprese del Made in Italy, la variazione di fatturato è spiegata solo per il 4% da queste caratteristiche stabili, date, organizzative. E qui abbiamo cominciato a pensare, perché pensiamo un po' a quest'area. Per esempio il Comasco. Come mai nasce, sempre per fare questi esempi che ci introducono al tema, la Chicco? La impresa più importante nel campo dei prodotti per bambini. Non nasce per caratteristiche strutturali, organizzative, meccaniche. Nasce perché un genio inventa questo. O per fare un esempio che può essere interessante per le ragazze. Il tessile è considerato un settore totalmente in crisi. A un certo punto, qualche anno fa, nasce a Brescia una fabbrica, un'impresa che si chiama Calzedonia, che usa Julia Roberts per fare la pubblicità, ma che sbaraglia a livello internazionale altre imprese. Come mai 30.000 imprese, tra cui queste, vanno e altre no, vanno in giù? Allora, abbiamo provato a usare quel tipo di conoscenze di Ekman di prima, quelle caratteristiche, e a metterle in connessione con la crescita del fatturato, la crescita dei dipendenti, il margine di vendita, l'innovazione di prodotto, l'innovazione di processo, la presenza in mercati esteri. Abbiamo visto la tendenza a cooperare, potremmo dire la gratuità, la capacità di collaborare, l'apertura all'esperienza, la non omologazione, la responsabilità, ciò che caratterizza una persona. E abbiamo visto che alcune di queste variabili sono molto significative. Prendiamo quella più importante. Qui, la tendenza a cooperare, che potrebbe dire la gratuità, la collaborazione, il rendere note le cose che si fanno, il fatto di trattare le persone in un modo umano. Noi vediamo che per la crescita, più stelle ci sono, più sono significative, che sono fondamentali per la crescita del fatturato, il margine di vendita, l'innovazione di prodotto, l'innovazione di processo, la presenza di mercati esteri. Ma come? Se l'imprenditore neoclassico dovrebbe essere uno chiuso, un paperone dei paperoni, che non comunica niente, che non collabora. Eppure ci sono i distretti in Italia. Ci sono dei luoghi dove tutti fanno le stesse cose e invece di uccidersi si aiutano.
Come mai c'è questa caratteristica, la tendenza a cooperare, che la gratuità, la collaborazione diventa un fattore di crescita per tutti? Ancora, nonostante la crisi, ci sono settori impressionanti. Nella Lecchese, a Premana, ci sono moltissime imprese che fanno forbici, gente che fa tutte le forbici. E secondo la teoria neoclassica, l'egoismo dovrebbe dire che uno si mangia gli altri, no, vanno avanti insieme. Perché invece questa gratuità è una risorsa, ripeto, l'idea è: ci guadagno di più a tenere il mio, che è più uno, o a dare il mio ma a avere il ritorno degli altri. Questa è un po' la logica. È vero che l'operaio lo devo trattare con l'idea che è passata negli anni scorsi nel mercato del lavoro, o il dipendente, precarizzandolo, o non va meglio quello che tratta bene? Vi faccio un esempio. Pochi giorni fa Tito Boeri, presidente dell'INPS, ha fatto una denuncia che in Italia le donne che partoriscono perdono il 15-30% di possibilità di lavorare, perché molti imprenditori non riescono a capire che una donna possa avere altri scopi insieme al lavoro. La trattano peggio. Bene, ci sono delle ricerche, c'è una ricerca americana che ha mostrato come le persone più produttive sul lavoro sono le donne che hanno partorito, che hanno un figlio, che hanno famiglia, che hanno questo. Perché? Perché dopo la perdita di produttività nel momento in cui fanno il figlio, la loro gratuità, la loro affezione, il fatto di avere dei legami, di lavorare per mantenere una famiglia, per tenere sui figli, le rende più attente, più capaci degli uomini o di donne senza legami. Allora voi capite che un imprenditore che capisce questo cosa fa? Dovrebbe fare un po' come, per dire, fa Brunello Cucinelli, il re del cashmere, che tratta le sue sarte benissimo. Non le precarizza, ma dice: queste sono la mia risorsa. Le tratta come dei liberi professionisti. O si dovrebbe forse imitare quello che fa a Esselunga, dove sapete i turni sono decisi dalle banconiste, sono loro che organizzano il lavoro secondo le loro esigenze. Perché se tu cominci a trattare quello che hai davanti in un altro modo, e se perdi sul costo del lavoro quello che è l'idea di licenziare, e invece migliori, questa gente si affeziona, questa gente lavora meglio. Voi capite che è un'altra idea, è un'idea di impresa in cui, anche questo è un altro tipo di lettura che prende dalla economia aziendale italiana, e anche qui parla di valori come la realizzazione, il non conformismo, la conoscenza, l'idea dell'identità, che valorizzano l'idea che l'impresa è un luogo di persone, e questo, se volete, è il luogo, è la ricchezza dell'economia aziendale italiana, di autori come Zappa, Besta, altri, che ti dicono: l'impresa è un sistema di valori. È il vecchio imprenditore che tratta bene le persone e poi investe nel welfare, costruisce l'asilo per gli anziani, costruisce l'asilo, migliora il territorio, non solo Olivetti. Voi capite che questa è una provocazione, proprio in questo momento di crisi, il carattere dell'imprenditore, questo aspetto umano, non sale solo nella conoscenza, ma forse pone un modo di fare impresa che nel momento della crisi è alternativo. E non ho parlato di quella parte importante dell'economia italiana internazionale che è la cooperativa, la cooperazione, l'idea di realtà in cui il bene è posseduto da altri, ma vale anche per l'impresa. Questa è la sfida. E Alessandro Perego, professore del Politecnico, che studia appunto l'industria 4.0, risponde a tutti quelli che ti dicono la robotizzazione ucciderà il lavoro, dicendo: l'uomo intelligente userà queste tecniche in modo ottimale, ma chi vincerà sarà colui che è in grado di usare delle tecniche, come è stato nel passato, per diminuire la fatica, per aumentare l'efficienza, ma non per sostituire il lavoro. È un po' quello che mi hanno raccontato a Banca Intesa, dove uno dei temi è la sostituzione del lavoro nella
nel sistema bancario, perché per la meccanizzazione, perché la computerizzazione, ma l'idea è dire: cerchiamo di riciclare, di cambiare il ruolo di gente che prima magari stava allo sportello, per rendere ottimale, per trovare nuove cose, nuovi servizi. Perché uno, certamente quando ha il conto a casa, ha interesse a fare le operazioni bancarie senza andare allo sportello. Ma non avremo bisogno di una banca che ci assiste, ci aiuta, ci consiglia, ci collabora esattamente sul mondo dell'economia. Questo vuol dire cambiare. Allora la conclusione di questa seconda parte è che ancora una volta il carattere, la gratuità, prefigura un modello economico che forse è il modello alternativo a quello che, da cui non riusciamo a liberarci in questi anni. Un modello in cui la creatività, l'intelligenza, la gratuità diventano un fattore di sviluppo, di creazione di nuovi prodotti, di rapporti che siano umani, che tengano conto del fatto che uno è una persona. La scommessa è se questo non ha una produttività più grande dell'altro sistema in cui l'uomo è un meccanismo da usare, da sfruttare, da buttare via. Pensate, l'ultimo esempio che vi faccio su questo, che cosa vuol dire questo in uno dei problemi più gravi che ha l'impresa, per esempio in Italia, che è il passaggio generazionale. Se tu non sei in grado di comunicare a tuo figlio dei valori, una capacità di lottare, di soffrire, di amare le cose che fai, avrai uno che il giorno in cui lasci perché muori oppure passi l'azienda, ti distruggerà l'azienda. E questo non è ancora una volta l'educazione. Terzo e ultimo esempio, il welfare. Prima vi do dei dati che ci spaventano. L'abbiamo visto anche in questi giorni, se ne è parlato per la vittoria di Trump. In tutto il mondo la concentrazione del reddito è cresciuta. Questo dato non l'ho messo dentro perché era proprio, l'ho letto l'altro ieri. Questo, l'indice di Gini, vuol dire per chi fa economia o chi non fa economia, la concentrazione delle ricchezze e dei redditi. È aumentata la concentrazione, ma vi do un dato. Tra il 40esimo e l'80esimo percentile di reddito a livello mondiale, negli ultimi 20 anni si è perso nei diversi paesi da 1 a 4 punti percentuali di PIL, cioè la classe media sta perdendo reddito, sta perdendo ricchezza e quindi urla, va sui partiti populisti perché cerca una risposta che non trova. Però il dato è che è peggiorata la condizione di vita delle classi medie. Secondo, la mobilità verticale è diminuita in tutti i paesi. Non è più vero che tu puoi migliorare neanche in America. E anche questo è il tema che può spiegare il risultato americano, ma vale anche per l'Italia. In tutto il mondo è più difficile, essendo figlio di un operaio, diventare poi qualcuno che è a livello. Andate a vedere chi va a studiare, democratico o repubblicano che sia, a Yale, ma anche conservatore o laburista in Inghilterra, a Cambridge e Oxford vanno i figli delle classi dominanti. Le altre si accontentano di meno. Terzo livello, la struttura demografica della popolazione. E non è un mistero per nessuno che sta invecchiando. Allora, adesso metterò insieme queste cose aggiungendone una ultima, che è, siccome c'è fra qualche giorno la giornata del Banco Alimentare, la povertà. Questi sono dati della Caritas. Abbiamo nel 2007 1.800.000 indigenti in Italia, il 3,1% del totale, oggi sono 4 milioni nel 2015, 7,6. Ma la cosa strana è che la povertà diminuisce al crescere dell'età. Finora era diverso. La povertà aumenta al crescere dell'età. Adesso diminuisce. Allora mettete insieme la concentrazione del reddito, la incapacità di mobilità verticale, la povertà e la struttura demografica, e qual è la parola che viene fuori? Sta peggiorando il welfare, perché nell'economia noi abbiamo la produzione e la ridistribuzione. Se meno cosa c'entra la demografia con il welfare? Se meno gente lavora perché c'è meno giovani e più gente è vecchia, abbiamo più gente da mantenere.
ma abbiamo più poveri, abbiamo più pochi che hanno la gran parte del reddito e difficilmente riuscite col lavoro a migliorare. Vuol dire che sono peggiorate le condizioni di vita del welfare. Nel 1860, c'era tanto, tra 1860 e 1920 emigrano 26 milioni di persone, ma pian piano le condizioni migliorano anche nel dopoguerra, c'è più gente che sta bene. Adesso siamo in una fase opposta. E cosa fare, che fare questo con la gratuità? Che noi ci siamo per tanti anni andati avanti che la risposta a questo problema era il welfare state, un'organizzazione, qualcosa di meccanico che non dipendeva da te, che tu prendevi le tasse da quelli che producevano dei ricchi, le ridistribuivi a quelli poveri, li trasferivi. Era qualcosa che prescindeva dalla gratuità, era un'organizzazione dello Stato, un meccanismo. Ma cosa succede? Perché vediamo questo? Le cose che abbiamo visto cosa vogliono dire? Che il welfare non funziona più, che il welfare state non riesce più a meccanicamente a impedire le cose che abbiamo visto prima, la povertà, la concentrazione del reddito, la mobilità verticale. Allora, il primo motivo l'abbiamo visto, che ci sono troppi vecchi rispetto ai giovani, ma anche che c'è un debito troppo alto. Noi non possiamo trasferire somme più grandi per mantenere i poveri. Già così c'è un taglio continuo. Pensate cosa succede ai comuni. I comuni, che sono quelli che fanno il welfare minuto, hanno sempre meno risorse. Poi ci sono gli immigrati. Poi ci sono l'occupazione, perché tutto è connesso, precaria. Prima, con la gente che lavorava, potevi mantenere il welfare. Mettiamo nel welfare anche la casa. Ma oggi quale giovane può comprarsi la casa con un lavoro precario? E poi c'è tutta l'inefficienza. Cosa vuol dire? Che se tu pensi con un meccanismo di rispondere alla povertà crescente, tu non ce la fai più. Non basta il meccanismo del welfare, che prescinde dalla persona. Non bastano modelli sociali. Faccio un esempio che è successo un po' di anni fa, la social card. Alternativo al banco alimentare, alle carte, la social card. Il ministro del tesoro prepara una card tale per cui i poveri che vanno lì possono usarla per i fini sociali. Non c'è andato nessuno, pochissimi, perché nessuno si fidava di povero andare in un posto pubblico, dare il suo nome, perché pensava chissà cosa mi fanno. Tutto ciò che è meccanismo non funziona. Allora, alternative di welfare. In Inghilterra hanno pensato ai quasi mercati, più mercato, meno Stato. Operatori non solo pubblici, anche privati, che guadagnano, la gente sceglie i migliori e poi si finanzia questo con voucher e altro. Ma cosa è successo? Hanno funzionato. Perché non possono funzionare? Perché qui non stiamo parlando di settori dove c'è tanta trippa per gatti, perché non è guadagni facendo la formazione che ha inventato un santo, che è Don Bosco, non è che guadagni nelle malattie rare, non è che guadagni cercando di riportare a scuola i 150.000 abbandoni scolastici ogni anno, non è che guadagni nella lotta alla tossicodipendenza, non è che guadagni se interventi nei settori, nei quartieri degradati. Qui non c'è da remunerare il capitale. Non puoi pensare che un privato intervenga in questi settori guadagnando. E non ce la fai con questo aiutare tutti. Non c'è reddito per questo. E poi le persone, ve l'ho detto prima, non è che scelgono meccanicamente. Le persone hanno paura di non meccanismo, preferiscono prendere qualcosa senza far niente. I quasi mercati non hanno funzionato. Non puoi sostituire lo Stato e il mercato. Allora arriviamo alla parte positiva. Qual è la possibile alternativa?
chiamiamolo welfare sussidiario. E prima di dire quello che scrivo in questa slide, ricordiamoci che cosa succede nel 1860 quando l'Italia, anzi nel 1880 quando la vita italiana peggiora perché c'è la crisi dell'olivo della vite, quindi molti vanno in malora. Da una parte nasce il welfare state, ma nascono cose come la formazione professionale, le casse rurali, le casse di risparmio, le banche popolari. Pensate, la cassa di risparmio aveva come organo centrale non un consiglio di amministrazione, ma come la Cariplo adesso, un comitato di beneficenza. Era concepita come una banca che aveva uno scopo di gratuità. Poi nascono le mutue, nascono le leghe, nascono i sindacati, nascono le scuole per i poveri. Nasce, per esempio, in Italia il movimento cattolico e il movimento operaio. La gente si organizza per fare del bene. Cioè non fa un mercato, ma si organizza per la carità. Mette su delle opere di carità che diventano organizzate. Pensate per esempio a Milano, dopo, nel dopoguerra, quando Don Gnocchi, che è un cappellano degli Alpini, torna e, siccome ha visto tanti nella guerra tanti scempi, soprattutto dei bambini, si inventa un'opera, che è il Don Gnocchi, per aiutare i mutilatini della guerra, che ancora adesso è una delle opere più importanti di aiuto ai disabili, modi con cui i disabili possono vivere insieme. E ancora prima a Milano avete i Martinit, avete le stelline, cioè degli orfanotrofi, dove tirano su della gente senza famiglia, gli abbandonati di allora. Pensate che non si sa, ma Del Vecchio, il famoso Del Vecchio di Luxottica, è un Martinit. È venuto su in questa struttura di carità. Allora, nascono in quell'anno tantissime cose che salvano l'Italia dalla povertà. Cosa vuol dire? Vuol dire che oggi, in questo momento, se non c'è lo Stato, se non c'è il mercato, o tu incrementi queste cose, oppure non puoi rispondere. Devi avere l'organizzazione delle realtà per la gratuità. Dicevo prima, il banco alimentare è un'idea di questo tipo, ma pensate alle grandi realtà nell'ambiente, WWF, Italia Nostra, nate da, o per l'aiuto alla malattia, la Lega contro il cancro. Queste strutture finanziate per esempio dal 5 per 1000 esplodono a rispondere a bisogni, o le comunità famose di lotta alla tossicodipendenza, Ciotti, San Patrignano. La società si organizza per una ispirazione ideale, per una gratuità, per una passione di diverso tipo, laica, religiosa, di diverso tipo, per aiutarsi. Sono le realtà non profit, che sono una realtà importante, 12.000, che hanno un grande peso, il 38% del loro intervento non è finanziato dallo Stato, è diretto, creano innovazione sociale, rispondono ai problemi, ma sono estensioni della gratuità, non hanno al centro il profitto, hanno la gratuità. E secondo una ricerca di Unicredit, la gente che si serve da loro è molto contenta e loro portano innovazione, cambiamento nella risposta ai bisogni. Ora, se noi non abbiamo questa crescita di gratuità, noi non abbiamo risposte ai problemi. Vi citavo prima il Banco Alimentare, di cui c'è la colletta il 26 novembre. Pensate che il Banco Alimentare oggi, ogni giorno, assiste 2 milioni di persone ed è un esempio di gratuità, perché prende le derrate o dalla gente che gliele regala nella giornata, oppure dalle ditte che prendono le derrate che dovrebbero buttare via, le danno al banco che le distribuisce a 8.000 realtà che operano nel sociale. È una grande catena di gratuità. Senza questa molta più gente starebbe male. Ora, quindi il non profit. Ma pensiamo a un'altra struttura basata su non meccanismo, che è fondamentale per il welfare. La famiglia. Guardiamola da un punto di vista diverso. La famiglia fa studiare la gente, quindi permette un miglioramento, investe sui figli, aiuta le fasce deboli, pensate le badanti, pensate i malati, che non è che
che per fortuna in Italia non sono subito sbattuti in strutture. Storicamente compra la casa, l'housing sociale, quello che, per cui l'America è fallita, in Italia ha portato al 70% di gente con la casa di proprietà, perché con le strutture di cooperazione e anche di aiuto al credito, molte famiglie hanno avuto la casa, e capite quando si è in crisi cosa vuol dire la casa. Attua la politica del risparmio, che quando c'è la crisi, c'è un giovane che fa fatica a trovare lavoro, lo aiuti, uno perde il lavoro. Allora anche la famiglia è un'altra struttura di gratuità. Allora voi capite che vi sto descrivendo un settore dove senza la gratuità non c'è più il welfare. Lo Stato non ce la fa, lo Stato prima si opponeva, lo Stato dice aiutatemi, non ce la faccio, facciamo insieme. E anche dal punto di vista del reperimento delle risorse, perché pensate da cosa vengono le risorse del welfare, non solo dallo Stato, ma pensate alle fondazioni. Le fondazioni bancarie distribuiscono soldi a realtà meritevoli, usano parte del reddito bancario per questo. O le aziende che adesso investono anche per i lavoratori, o le famiglie che mettono i soldi per le badanti. O anche si danno soldi non solo a fondo perduto, come investimenti a ritorni più bassi. Cioè anche dal punto di vista dei soldi, i soldi possono arrivare per un motivo gratuito. Pensate a un esempio che tocca almeno i vostri genitori, il 5 per 1000. 5 per 1000 vuol dire che io do una parte di quello che dovrei dare in tasse a quello che voglio, alla struttura meritevole. Allora, concludendo, vedete che se noi vogliamo evitare una situazione dove quella americana, che è drammatica, perché pensate che l'Obamacare è vero che aiuta i poveri, ma le classi medie basse devono pagare per questo come anche 3-4 volte più dell'assicurazione. È una coperta stretta, perché se è una coperta che sta in piedi solo su un ritorno economico, tu quando dai da una parte fai fatica su un'altra. Se noi vogliamo evitare di diventare americani e difendere una delle cose più importanti che c'è in Europa, che è il welfare per tutti, che chiunque può studiare, noi non possiamo non avere bisogno della gratuità organizzata della gente. Allora, concludendo, vedete, nell'imparare è fondamentale la persona, il carattere e la gratuità. Nell'impresa questo vuol dire la possibilità di uno sviluppo in un mondo così complesso, pieno di rapporti. Nel welfare, senza questo, noi non riusciremmo a tenere una società in cui la disuguaglianza che sta crescendo non diventi ancora più grande. Perché dove non c'è questa struttura, la disuguaglianza è insopportabile. In certi paesi asiatici. È vero che la Cina migliora, ma quanto è l'aumento del divario tra i 100 milioni di super ricchi Berlusconi cinesi e i poveri che vanno nelle grandi città? Allora, queste cose vi dicono a campione che oggi la gratuità, la persona e la gratuità, è qualcosa di fondamentale, non per la responsabilità sociale d'impresa, cioè per gli aspetti etici, non per il commercio equo solidale, non semplicemente perché non si può sopportare uno che rubi, ma per costruire una società che cresca con l'uguaglianza. Oggi questo, molto più che 20 anni fa, è fondamentale. 20 anni fa si parlava di queste cose come dire lavora, studia, raggiunge il massimo e poi non dimenticarti degli altri. Oggi devi costruire insieme, devi studiare con questa apertura. Non dico di far copiare, ma devi studiare insieme, devi aiutare l'ultimo a far andare avanti. Devi fare l'impresa lavorando con gli altri, perché l'altro rimanga in piedi. E il welfare ha bisogno che tu non sia solo uno che riceve servizi. Anche perché vi do questo ultimo dato sul welfare. Negli anni 60, proprio i governi democratici, Kennedy, Johnson, pensarono che il welfare volesse dire aumentare i sussidi ai poveri delle grandi metropoli americane. Più soldi al governo federale, più soldi. Questi soldi andarono sprecati. Perché quando tu rendi meccanismo questo, quella gente, la gente emarginata di quei posti, sprecò quei soldi. Perché non era questo insieme a una crescita della persona
è una questione della gratuità. Allora oggi la gratuità è la grande risorsa per affrontare la crisi in cui siamo. Dunque, questo è talmente vero che prima di passare alle domande facciamo un attimo la parola a due studenti della nostra università che si occupano appunto della colletta per il Banco Alimentare che sarà il 26 novembre. Vi dicono in due parole come eventualmente potete anche partecipare. Quindi venite qua un attimo e poi avremo un momento per le domande. Intanto anche ringrazio il sindaco di Varese che ci ha raggiunti e che poi se vuole dare un breve saluto, venite qua. Subito dopo può anche venire qui. Ringrazio il professor Musso per l'invito. Io sono Martina, studio medicina all'Università dell'Insubria e sono volontaria del Banco Alimentare. Volevamo invitare tutti a partecipare al gesto della colletta che si terrà 26 novembre. È un gesto molto semplice in cui i volontari sono appunto invitati ad accogliere le persone che entrano al supermercato, le invitano a partecipare alla colletta che consiste appunto nel comprare alimenti non deperibili e poi successivamente a raccoglierli e a metterli negli scatoloni. Io ho tanti anni che partecipo a questo gesto e devo dire che appunto è un gesto veramente molto semplice che non ha la pretesa di cambiare il mondo, di risolvere la povertà, ma è proprio un gesto che vuole essere educativo innanzitutto per noi e appunto per poter introdurre questa mentalità dell'apertura all'altro e della gratuità. Niente, volevamo semplicemente invitare chi volesse, c'è un nostro recapito, anche se avete domande di qualsiasi natura tecnica, eccetera, potete rivolgervi a noi. Bene, allora adesso lasciamo appunto spazio. Il sindaco vuole dire qualcosa, venga qua. Intanto lascio comunque sulla diapositiva, se volete segnatevi, chiaramente si può partecipare semplicemente andando in supermercati e donando qualcosa, ma se qualcuno volesse anche partecipare come volontario, allora appunto può scrivere a questo indirizzo, è un'esperienza, anche solo 2 ore o di più come volete, è un'esperienza che certo vale la pena. Signor sindaco. Sì, grazie, buonasera, grazie per la bellissima lezione e colgo solo alcuni elementi per da amministratore, da neo amministratore di questa città. Sono emersi dei temi che hanno un elemento legato alla vita amministrativa quotidiana, in particolare il tema dei servizi. Noi oggi siamo impossibilitati da soli con le risorse autonome degli enti locali di far fronte ai livelli di eccellenza dei nostri servizi e quindi è necessario, e quindi il professor Vittadini giustamente sollevava il tema della condivisione e quindi dei rapporti anche con altri soggetti nel cercare di elevare e di contribuire a creare la città pubblica, quindi non solo in termini di opere ma anche in termini ovviamente di servizi. E questa è la grande sfida che hanno le pubbliche amministrazioni nel fare in modo che attraverso una sinergia di risorse, quindi pubbliche amministrazioni, privati e operatori del mondo del volontariato, facciano sistema per elevare il più possibile quelli che sono i servizi che noi dobbiamo garantire e fornire ai nostri cittadini. Oggi accontentarsi di mantenere i servizi attuali è un obiettivo estremamente limitato. L'obiettivo oggi delle amministrazioni è quello di innalzarli, di elevarli, di garantire maggiori opportunità e per riuscire in questo importante obiettivo l'unico sistema è quello della sinergia del sistema e della condivisione. Noi, come immagino sapete in molti, lo stiamo praticando. E quindi chi vuole
mettersi in gioco nell'aiutarci in questa importante iniziativa in tutti i settori, dalla cultura ai servizi sociali, ai servizi educativi, è assolutamente gradito. Grazie. Ringraziamo anche il sindaco e adesso se qualcuno vuole fare qualche domanda, qui c'è il microfono, abbiamo ancora qualche minuto prima che almeno il presidente Violante debba andare via. Prego. Una domanda, presidente Violante. Perché mi ha intrigato molto questa impostazione e degli effetti, cioè, mi ha intrigato molto questa impostazione della gratuità nella visione politica come contributo, diciamo, effettivo alla politica. Ma secondo lei esiste una cultura o qualche altro sistema che possa aiutare nel far crescere questa dimensione della gratuità? Perché non è affatto scontato che uno faccia politica nei termini in cui lei l'ha descritta. È inevitabile che se uno fa politica in questo modo i frutti si vedono, cioè il valore aggiunto sociale è indiscutibile e lei l'ha descritto in modo molto sapiente. Quello che io mi chiedevo è: che cos'è che può generare questo? Che cos'è che può rendere possibile questa strada? Subito, posso rispondere? Ma guardi, la politica non è una proiezione di un'altra professione. Molti pensano, io ho fatto il ragioniere, l'avvocato, l'ingegnere, il medico, poi vado lì e faccio più o meno la stessa cosa, no? Oppure sono stato un importante studioso, vado lì e tutti quanti mi onorano. Non è così. Sul mondo politico cominci da capo e tutti quanti sono sul suo piano. E poi lì devi meritarti il consenso, il plauso, la reputazione, te la costruisci lì. Non è una proiezione di fuori. E quindi ci vuole una formazione. La politica è una professione in questo senso, nel senso che esige competenza, capacità di studio, capacità di rapporto con gli altri, sono capacità specifiche di quel mondo. In questo senso è una professione. L'altro dato è che non devi dipendere dalla politica, devi essere in grado sempre di dire a un certo punto: guardate, ho giocato abbastanza, ora basta, torno a fare un'altra professione, un altro lavoro, sui altri fondi. Ecco, allora, in questo quadro c'è bisogno di un'agenzia formatrice, di un soggetto formatore. Questi soggetti erano nel passato i partiti politici organizzati, alcune cose importanti le faceva la Chiesa Cattolica, la scuola. Nel patto educativo scuola-famiglia, nel senso che contribuiva a creare valori civili dentro i quali poi si collocava questo tipo di impegno. Noi abbiamo avuto nella nostra vicenda storica un bilanciamento tra i valori repubblicani e i valori liberali. I valori repubblicani sono prevalentemente incentrati attorno al principio del dovere, i principi liberali sono prevalentemente incentrati attorno al valore del diritto. L'equilibrio tra diritti e doveri dà la possibilità di far crescere in questo modo. Ora, oggi, se devo dire, non mi pare che esista il luogo di formazione all'esperienza politica. Tu arrivi lì e poi dopo, se hai le forze, la capacità, l'intelligenza, hai dentro determinati valori, poi li crei. Quindi ho l'impressione che la risposta alla sua domanda è: non è dominante quella cultura. Esiste una cultura e dice non è prevalente, ma guardi che c'è. Prima dicevo, io dicevo proprio nella esposizione prima, ci sono moltissimi ragazzi e ragazze sotto i 35 anni che fanno gli assessori, consiglieri comunali, sindaci di piccoli microscopici comuni o di medi comuni, lo fanno bene con impegno, senza nessun vantaggio personale, perché ci credono. Non, per quello che so non hanno frequentato nessuna scuola particolare, solo, però lo fanno. E in Parlamento conosco moltissime persone non note, perché non fanno, come dire, non si espongono sul piano dell'aspetto codalizzazione, però capaci.
Allora, pur non essendoci una cultura generale diretta a quelle questioni che mi ho esposto prima, ci sono molte persone che questa cultura ci credono, questi valori ci credono, si sono fatti da sé e così via. Naturalmente sarebbe molto importante che poi venisse fuori un soggetto o collettivo, no, che ponesse, facesse quella operazione di cui dice lei. Devo dire, mi capita di interloquire con molti ragazzi e ragazze un po' dell'età dei giovani che sono qui davanti, i quali chiedono formazione politica, un po' dappertutto, nel nord, nel centro, nel sud e così via. C'è una domanda di formazione e questo è un fatto positivo. Ti rendi conto che ti mancano determinate basi e quindi vuoi costruirle. Quindi non è prevalente la cultura di cui lei parla, ma c'è una domanda abbastanza diffusa per quello, di questa cultura, e ci sono fasce di soggetti che si dedicano alla politica, in particolare ai soggetti giovani, che credono in una politica fondata sul principio non di scambio, ma sul valore della gratuità. Questa è la mia esperienza. Volevo fare una domanda a lei. Io e altri ragazzi qui presenti abbiamo da poco partecipato alle elezioni studentesche dell'università. Ho partecipato alle? Alle elezioni studentesche dell'università. Adesso l'esempio, cioè, come dire, il paragone è nettamente diverso, però comunque l'esperienza che andremo a fare è quella della rappresentanza per altri nostri compagni, no? E beh, ci siamo ritrovati in questa situazione nel avere degli avversari, no? nel corso di queste elezioni, e abbiamo per la prima volta sperimentato che cosa vuol dire anche scontrarsi con un altro, no? Che comunque ha il tuo stesso desiderio di partecipare a costruire qualcosa, no? Allora io mi chiedevo, anche per l'esperienza che lei ha fatto nella sua vita, rispetto a questa cosa del condividere con un avversario tutto questo desiderio di costruire qualcosa, come si è sviluppata questa gratuità nei loro confronti, come hai potuto verificarla? Sì, ho capito. No. Ma guardi, per la mia generazione è stato facile, perché c'erano, io ho militato nel Partito Comunista finché c'è stato, altri hanno preso altri partiti, i grandi partiti indipendentemente facevano questa formazione, quindi era più facile, no? Devo dirti che un punto di fondo è questo, che la politica è confronto con l'altro, non è autosufficiente, no? E l'altro non può essere che sia il detentore di tutti i mali e tu il detentore di tutti i beni. Cioè è impossibile che sbagli sempre, no? Io dico, anche Attila qualcosa di buono l'avrà fatto in vita sua, non so. Nel senso che qualcuno, è impossibile che uno faccia tutto sbagliato, no? Ed è impossibile che su un certo tema l'altro abbia sempre comunque torto. Allora, lo sforzo è di capire dove l'altro ha ragione e riconoscerlo, perché così lei costruisce un legame. Ma se siete su fronti diversi, no? Però la cosa importante è rispettarsi. Il rispetto è una categoria essenziale di una politica che va avanti, che faccia rispettare l'altro. Naturalmente questo non sempre è visto positivamente. Se lei milita in un'organizzazione, vedrà che se lei riconosce il valore dell'altro, avrà suoi colleghi della stessa organizzazione che la rimproverano. Dice, ma tu cos'hai detto? Ma quello è l'avversario, no? Allora c'è questa importantissima distinzione tra l'avversario e il nemico, no? Il nemico l'hai nella situazione di conflitto esplosivo, durante la guerra, durante così, è il nemico. Ma al di fuori di questo, l'altro è un avversario, cioè è adversus, sta da un'altra parte. Ma non è detto che abbia torto, e non è detto che non abbia diritti. La cosa molto importante è il rispetto dell'altro e il riconoscimento dei diritti dell'altro. Questo è, quando ci fu una vicenda che probabilmente vi ricorderete, che coinvolse l'ex presidente del Consiglio Berlusconi, una vicenda giudiziaria parlamentare, no? Qualcuno disse, quello però ha diritto di difendersi, e voi che dovete giudicare non potete annunciare prima quale sarà la vostra decisione prima di averlo ascoltato. E chi fece questo fu subissato da critiche molto violente, perché tu stavi difendendo i diritti dell'avversario, perché quello non deve avere diritti, no? Questo è profondamente sbagliato.
Allora, io credo proprio nella sua esperienza, lei si è confrontato con avversari e si confronterà, credo che nella cosa, e mi permetta di dire, non è una predica, però stia attento che sui punti in cui l'altro ha ragione, e quando ha ragione lo dica. E se deve cominciare un discorso in un'assemblea pubblica, cominci a riconoscere le ragioni di quello lì. Io sono d'accordo su questo punto, sono in disaccordo magari su questo, e spiega perché. Che questo non solo è vero, se è vero naturalmente non è che si può inventare, se è vero, però costruisce un rapporto e fa andare avanti meglio il bene comune, l'interesse comune della comunità che lei rappresenta. Buonasera, volevo continuare in realtà questo discorso qua, però perché cioè a me sì, in fretta, però mi veniva in mente di fare una domanda, però lei quindi lei ha parlato di valore dell'altro, giusto? Però certo che l'altro ha dei valori anche perché ha dei diritti, eccetera, però come posso dire, in primis, come fa lei, o come faceva insomma nel suo mestiere, a guardare l'altro come con un valore, nonostante magari questo qua non avesse la stessa, le sarà capitato immagino di incontrare o di avere a che fare con gente, cioè poi mi rendo conto che io ho fatto la stessa esperienza del ragazzo di prima di Carlo, e è capitato in questa campagna elettorale, insomma, pur essendo una roba di rappresentanza universitaria, quindi a partitica, a tutto, i meccanismi sono gli stessi, sì. Esatto, comunque i meccanismi sono gli stessi, però di avere a che fare con delle persone per le quali poi dopo, pur magari anche nei tentativi buoni di venirsi incontro, tuttavia non c'è stata un granché risposta, ammetto, da parte di tutte e due le parti, però questo cosa ha generato? Ha generato una mancanza di stima nei confronti dell'altro, e quindi di conseguenza io non ho non ho un'esigenza di confrontarmi con quest'altra persona. Cioè non ho un'esigenza c'è un desiderio di lavorare con quest'altra persona qui. E poi vabbè, magari uno è anche obbligato a lavorarci, come nel caso appunto adesso della rappresentanza, eccetera. Però quello che mi viene da dire è perché l'altro ha un valore, secondo lei, anche nel momento in cui magari fa di tutto per ostacolare, per non considerarti, per non... Ma voglio dire, qualcuno, un credente potrebbe dirle perché rappresenta un valore, no? di tipo superiore, quanto tale. Mettendosi sul piano laico, potremmo dire che lei si deve sforzare di riconoscere un valore nell'altro. Magari lui non lo sa. Magari lui si oppone puramente, ha una visione distruttiva del reale, no? Però quell'altro è stato, anche lui rappresenta delle persone, no? È stato eletto anche lui, immagino, e rappresenta determinate persone. E quindi anche lui è caricato di un onere di rappresentanza. Primo dato. E il secondo punto è questo. Ci vuole uno sforzo. E guardi, è impossibile. Per il fatto stesso di essere, insomma, una realizzazione di esperienza umana, è impossibile che quello lì non abbia nulla che funzioni. Sia proprio, come dire, tabula rasa. È lo sforzo che noi dobbiamo fare per riconoscere nell'altro. È troppo comodo quando l'altro, come dire, è virtuoso, il suo avversario è virtuoso, quindi lo riconosci, è semplice. La fatica della politica è riconoscere il valore in quello che non lo mostra, non lo fa trasparire. Guardi, le racconto un piccolo episodio. Mi è capitato quando, moltissimi anni fa, sono entrato in Parlamento per la prima volta, avevo vicino a me un compagno del mio partito, che era un sindacalista della terra pugliese, che era alto parecchio più di me e largo il doppio. E ogni volta che parlava un deputato o democristiano, comunque della maggioranza o comunque anche dell'estrema destra, lui sbraitava, urlava, insultava, eccetera. Io cercavo di trattenerlo, ma insomma era soltanto una manifestazione di buona volontà, non andava al di là di quello, perché le dimensioni erano diverse tra me. Il segretario del gruppo, il secondo giorno, si avvicinò e gli disse: guarda, qui stiamo per sentire quello che pensano gli altri, non per parlarci tra di noi. Tu domani con quello ci devi parlare. Allora, quando finisce la seduta, vai e gli offri un caffè e la chiudete lì. Perché c'è una questione che fa parte del ragionamento che stiamo facendo,
che la chiusura e la regolazione del conflitto politico. Il conflitto politico non può essere duraturo in eterno, deve chiudersi. Allora, si è litigato, bene, adesso è finito. Guai se il conflitto politico è eterno, perché non si costruisce niente sul conflitto permanente. Bisogna avere l'intelligenza, quando è necessario, aprire il conflitto, per carità. Poi però bisogna avere anche l'intelligenza di chiuderlo. Perché non può essere il conflitto eterno, non ti costruisce nulla. È un mondo, come dire, spaccato in due, che non trova un punto di coesione e non rende un servizio alla comunità complessiva che dovreste far funzionare. Non so se mi spiego. E quindi questi due punti, riconoscere, sforzarsi di riconoscere il valore dell'altro anche quando è faticoso, anche quando l'altro magari non intende riconoscerlo. Io mi permetto di suggerire una cosa. Si guardi il discorso che fece Aldo Moro all'epoca della Lockheed. La Lockheed fu uno scandalo che coinvolse alcuni ministri e si discuteva nelle Camere Unite l'eventuale rimessione alla Corte Costituzionale per il processo di alcuni ministri del Partito Democristiano. Moro intervenne e c'è una parte che riguarda i casi specifici, ma l'impostazione è molto importante. Mentre molti interventi erano molto insultanti nei confronti dell'avversario, no? Lui dice, spero di ricordare le parole esatte, lui dice: se voi aveste ragionevolezza, cosa della quale a volte c'è motivo di dubitare, e continua il discorso. L'unica critica che fa, spiegando perché non c'è ragione, lui dice questo: guardate, voi state cercando di, lo diceva la falsa politica di cui facevo parte, se voi state cercando, come dire, di buttare giù l'intero, di incriminare l'intero partito. Ma guardate che questo partito è un partito che rappresenta milioni, milioni e milioni di persone. E se aveste ragionevolezza, distinguereste l'eventuale responsabilità di singoli da, come dire, dalla rovina dell'intero partito, perché non potete far rovinare un partito intero che rappresenta, diventa un disastro per il paese. Ma lo dice in un modo equilibrato, garbato, e devo dire molto più pungente di quanto non potesse essere un insulto, un'aggressione e così via. Ecco, siccome sono raccolti i discorsi di Moro, Moro era uno di quelli, non è che tutti facevano così, sia ben chiaro, anche in quel partito, però Moro era uno di quelli che aveva più presente l'idea del rapporto dell'altro come titolare di una sua personalità, di un suo principio di verità. E guardate, nessuno è titolare di un principio di menzogna totale, così come nessuno è titolare di solo di verità. C'è un po' di tutto in ciascuno di noi. Il problema è cosa fai prevalere nei momenti e così via. Però ecco, la mia impressione è che riconoscere che l'altro, dove sta il valore dell'altro, secondo, riconoscere l'altro dopo aver ragione e porre comunque una regolazione del conflitto, un limite al conflitto, credo sia essenziale nel tipo di attività che voi vi impegnate a svolgere. Dunque, io l'avverto che sono arrivati per prenderla, quindi se c'è ancora, sì, perché come ho detto un altro incontro qua vicino, quindi sì. Se con Vitellini eventualmente possiamo andare avanti ancora qualche minuto, se c'è qualche domanda ancora per il Presidente Violante, se no la lasciamo andare. Come dei matrimoni, no? O adesso taccia per sempre. Sì. Giorgio, vi ringrazio molto, ci vediamo ancora, alla prossima. Arrivederci. Grazie veramente. Allora, c'è ancora qualche cosa? Se no, se c'è qualcosa per Vitellini, se no possiamo anche concludere. 3, 2, 1. Direi che possiamo concludere. Allora, ringrazio comunque tutti, a cominciare ovviamente dai nostri ospiti, e ricordo che ci sono ancora due incontri di Scienza e Fantascienza che saranno il 30 novembre, ci divertiamo un po', facciamo l'incontro sui fumetti di fantascienza con quelli della Bonelli, che comunque insomma lo fanno a un livello notevole, anche arte, quella non è soltanto divertimento. E poi il 14 dicembre parleremo del rapporto tra l'intelligenza umana, parliamo finalmente dell'intelligenza umana, del rapporto con il linguaggio e il cervello, con Mauro Ceroni e Andrea Moro, che sono due
pezzi da 90, di nuovo, quindi dei personaggi veramente notevoli, in particolare Andrea Moro con la scoperta dei cosiddetti linguaggi impossibili, non ha vinto il Nobel solo perché non c'è il Nobel per la linguistica, ma era una scoperta che assolutamente, se il Nobel esistesse, l'avrebbe vinto di sicuro. Ringrazio tutti e ci vediamo, spero, se vorrete, la prossima mercoledì 30 o mercoledì 14. Arrivederci a tutti. Thank you.